Audiolibro. Il caso del contattista Carlos Díaz. Carlos Díaz ha oltre 20 anni e testimone di avvenimenti ufologici come forse nessun altro al mondo, riconosciuto a livello internazionale, quale il più esperto ed attendibile contattista, anche se lui non ama essere definito in questo modo, è considerato il maggiore studioso e analista del fenomeno ufologico grazie alla quantità e alla qualità di documentazione raccolta, immagini, foto, filmati, testimonianze, eccetera. Il materiale in possesso di Carlos Díaz è stato analizzato da 10 scienziati i quali ne hanno autenticato la veridicità e l'attendibilità. Tra questi, Bob Shell, collaboratore della NASA, Robert Nathan della Marina degli Stati Uniti, il professor Malanga dell'Università di Pisa, il colonnello Philip Corso, che ha rivestito alti e importanti incarichi nel governo degli Stati Uniti nell'ambito delle attività segrete di studio dei fenomeni UFO, gli scienziati, che sono stati con Carlos Díaz a Tepoztlán e a Morelos, in Messico, hanno confermato, grazie alle loro esperienze dirette, supportate da ulteriori fotografie e riprese filmate, la presenza degli oggetti più volte segnalati da Díaz. Michael Eseman ha visto e documentato in ben due occasioni questi UFO a Tepoztlán. L'investigatore messicano Victor Quesada, con 11 collaboratori, ha studiato i materiali messi a disposizione da Díaz per oltre 700 ore. L'attendibilità riconosciuta agli ha permesso a Carlos Díaz di raccontare le sue esperienze nel corso di conferenze ed interviste in tutto il mondo fino ad essere invitato ad esporre nel corso della conferenza tenuta presso l'ONU, a New York, il 18 ottobre 1996. Dice Carlos Díaz, il motivo che mi ha spinto e continuerà a spingermi a divulgare queste esperienze è la mia volontà di contribuire alla conservazione del pianeta. Tanto più forte nel momento in cui ho avuto la certezza che non siamo soli nell'universo, che la vita è ed è stata possibile in altri luoghi del cosmo, e che queste entità vitali sono tra noi, convivono con noi pacificamente, e rispettano la nostra integrità. Esperienze che in diverse forme, momenti e circostanze mi hanno fatto prendere coscienza della grandezza della nostra specie e di quanto meraviglioso sia il pianeta in cui viviamo. Una realtà sostenuta dalla permanente cooperazione e interazione di tutte le parti, che la costituiscono, dall'essere più piccolo fino all'essere più complesso, che è il nostro stesso pianeta. Purtroppo l'uomo sta mettendo a repentaglio l'integrità della Terra, e loro, i nostri vicini, hanno insistito dicendomi che abbiamo ancora l'opportunità di correggere il cammino che abbiamo intrapreso se sapremo essere umili. Il mio augurio è quello di risvegliare in ogni uomo questo stesso anelito al rispetto della vita affinché tale spirito possa essere ereditato dalle generazioni future. Carlos Díaz ha preannunciato 7 avvistamenti prevedendo sempre una data precisa, giorno e ora esatti. Ognuno di questi 7 avvistamenti programmati, unici nella storia dell'ufologia, è stato documentato dalle persone invitate all'evento attraverso filmati di astronavi. Nell'ultimo in ordine di tempo, parteciparono 80 persone che, all'ora esatta stabilita da Carlos Díaz, hanno assistito al fenomeno. Le persone presenti alle conferenze hanno chiesto a Díaz di programmare un avvistamento anche in Italia e Carlos ha risposto che verificherà se ciò è possibile. Carlos Díaz in Italia. Carlos Díaz, un personaggio straordinario, è stato ospite del CUSI, Centro Ufologico Svizzera Italiana, qualche anno fa ed ha tenuto con successo 2 conferenze a Lugano e a Bellinzona, toccando il cuore del pubblico e di tutti noi con le sue testimonianze genuine e la buona documentazione video sulle meravigliose navi di luce. Carlos Díaz è un fotografo messicano, che nel marzo 1981 ebbe il primo di tanti incontri ravvicinati con delle navi di luce di matrice extraterrestre e di suoi occupanti. È un contattista molto noto negli ambienti ufologici di tutto il mondo, vantando un gran numero di sostenitori, ma purtroppo anche di detrattori. Nonostante le controversie sul suo caso, le sue testimonianze sono avvalorate dalle affermazioni di membri del mondo tecnico e scientifico. Ma veniamo brevemente alla sua storia. Era una serena mattina del mese di marzo del 1981. Carlos si recò nel bosco di Ayusco nei pressi di Città del Messico per scattare delle foto, quando notò, in una valle poco distante, un bagliore, che attribuì ad un incendio, ma che si rivelò, ad un attento esame, essere un'astronave di luce, che fotografò per ben 12 volte, posata sulla valle stessa. Questa fu la prima visitazione, ma i contatti con queste misteriose navi di luce e i suoi occupanti si sono ripetuti per molti anni. Le navi di luce,
paragonabili a cellule viventi di plasma luminoso e pulsante, e le creature di luce non sono simili a manifestazioni ufologiche, chiamiamole tradizionali, non si tratta di dischi volanti e dei loro occupanti provenienti da un altro pianeta, bensì di una condensazione luminosa della coscienza cosmica, di cui l'essere profondo che vi è in ognuno di noi ne fa parte. In effetti, così ci ha dichiarato Carlos, al momento della sua entrata in una delle navi di luce, anche il suo corpo si trasformò in luce. Interrogati circa la loro provenienza, questi esseri hanno dichiarato di provenire da ogni luogo, il che ha portato Carlos a ipotizzare trattarsi di esseri multidimensionali, capaci di assumere una forma umana perfetta e, stando alle sue asserzioni, sarebbero presenti in tutto il mondo, interagendo con le varie popolazioni all'insaputa di queste. Le foto scattate da Carlos sono state, come detto, esaminate dai migliori esperti del settore e riconosciute come autentiche. Il fisico dell'Università di Città del Messico, Victor Quesada, dopo aver esaminato alcune foto di queste navi, chiese a Carlos se gli era possibile fissare un appuntamento con questi esseri per poter verificare in prima persona questa realtà. Le comunicazioni avvenivano per lo più telepaticamente. Stabilito il giorno e l'ora d'incontro con questi esseri, ecco comparire la nave a pochi metri d'altezza dallo stupefatto Quesada. Un fascio di luce giallastra cominciò a sollevarlo da terra, ma fu subito rilasciato, visto che egli mostrava segni di grande spavento. Nella valle di Tepoztlán in Messico, dove normalmente avvengono tali incontri, gli avvistamenti delle navi di luce si verificano da anni frequentemente e la popolazione non si spaventa affatto. Un caso trasparente di contatto extraterrestre, ma indubbiamente anche una realtà, che implica un viaggio all'interno del nostro proprio essere, ha spiegato Carlos. Un messaggio dunque, che sta a dirci, che la nostra espansione di coscienza potrebbe portarci al di là della decadenza fisica, e che il nostro stato evolutivo attuale è da considerare una forma di dormiveglia, in cui le nostre potenzialità non sono pienamente liberate. Un grande invito alla vita, quello di Carlos Diaz, all'amore e alla non violenza tra gli uomini, saggezze antiche, che ai nostri giorni sono gemme preziose sempre più difficili da trovare, eppure sono in ognuno di noi. La scomparsa di Carlos Diaz. Dopo i primi anni del 2000, il contattista messicano è scomparso dalla scena mondiale, difficile comprenderne i motivi, anche perché, anche in Italia, la sua figura era divenuta una figura famosa in campo ufologico, non dimentichiamoci infatti anche la sua presenza presso alcuni famosi congressi ufologici organizzati nel bel paese. Informazioni tratte anche da un articolo del CUSI, a cura di Candida Mammoliti, www.cusinews.ch.